se qui veniva il fiume, che poi non era acqua pulita. Poi, non dico qui quando quel che c'era, se mancava i girini, i serpenti e i pesci, di qua si trova i pesci, eh. Una cosa sconvolgente, veramente, io ho mai visto un lavoro così. Era lo scorso 27 luglio quando un violento nubifragio si era abbattuto sulla città di Arezzo, ma anche su alcune frazioni della provincia, provocando allagamenti ma anche danni ad aziende e privati. Un'alluvione che era costata la vita anche a Carlo Pergentino Tanganelli, il 72enne, travolto da una piena nei pressi di Olmo. Adesso finalmente una buona notizia: è stato infatti riconosciuto lo stato d'emergenza nazionale. Dovrebbe arrivare un finanziamento che consente il recupero della risorsa persa in quella situazione. Ricordo che sono stati fatti conteggi di molti milioni di euro persi da famiglie e da aziende e quindi il riconoscimento di calamità nazionale dovrebbe portarci ad avere un ristoro almeno parziale di quanto oggettivamente speso per uscire da quel grosso problema. La conta dei danni era iniziata all'indomani del nubifragio per una stima di oltre 30 milioni di euro ed adesso, a meno di 2 mesi dall'alluvione, arriva il via libera del governo con un provvedimento che consentirà di accelerare le pratiche dei risarcimenti, ma anche di mettere in moto maggiori risorse e di rafforzare gli impegni di comune e regione che aveva già attivato 2 finanziamenti, uno da 1 milione di euro per gli interventi di emergenza ed un altro da 800.000 euro invece per intervenire sugli argini. Ricordo a tutte le famiglie, a tutti gli imprenditori di fare buona nota di tutto quello che hanno speso, perché i rimborsi avverranno sicuramente attraverso una rendicontazione della spesa che deve essere opportunamente documentata.